Ciao a tutti, sono Ilaria, ho 32 anni e ho conosciuto il buddismo di Nichiren Rinpoche Shonin nel 2011. In quel periodo desideravo realizzare il sogno della mia vita, fare la ballerina. Infatti a 15 anni avevo lasciato la mia famiglia per studiare all'Accademia di Torino. Vivevo in un collegio con numerose restrizioni e in un ambiente molto competitivo e in breve tempo iniziai a soffrire di una delle malattie più frequenti e pericolose di quella fragile età, l'anoressia, che in una prima fase curai con psicofarmaci. Soffrivo profondamente e non sapevo come rialzarmi. Fu per questo motivo che decisi di fidarmi della persona che mi aveva parlato del buddismo e iniziai a praticarlo con costanza. Iniziai da subito a stare meglio e a distanza di un mese ricevetti la proposta di andare a Verona per lavorare col corpo di ballo in arena. Recitavo Nammyo Renge Kyo, portavo i miei nuovi amici alle riunioni buddiste e leggevo gli incoraggiamenti del maestro Ikeda. Trovai lavoro come insegnante di danza e mi preparai duramente per la successiva audizione all'Arena di Verona. Questa volta però fui eliminata immediatamente. Provai un dolore profondo, mi sentivo una fallita e l'anoressia, che fino a quel momento ero riuscita a fronteggiare, si manifestò nuovamente. Mi sentivo scoraggiata in partenza perché conoscevo bene il percorso e la sofferenza che avrei dovuto affrontare, avendola già sperimentato in passato. Ma a un tratto mi ricordai di un incoraggiamento di Nichiren Rinpoche Shonin. Nammyo Renge Kyo è come un ruggito del leone. Quale malattia può quindi essere un ostacolo? Decisi che questa volta avrei trasformato definitivamente questa sofferenza. Questo tipo di determinazione nata dalla preghiera mi permise di migliorare l'atteggiamento rispetto al cibo e alla vita in generale. Iniziai a stare sempre meglio e, più la mia condizione migliorava, più mi era chiaro che desideravo abbattere tutte le paure che da anni mi portavo dietro. Da tempo, infatti, volevo trovare una casa tutta mia, anche se non potevo permettermelo. Impegnandomi nella pratica buddista quotidiana, accadde l'impensabile. Il mio stipendio raddoppiò e riuscii a trovare una casa esattamente nella zona in cui l'avrei voluta. Mi resi conto di quanto fossero vere e reali le parole del presidente Ikeda quando dice: «Ogni singola sofferenza della nostra vita rappresenta la forza che ci fa progredire e può diventare la fonte della creazione di valore». Negli anni a seguire ho vissuto numerose difficoltà a livello lavorativo che mi hanno permesso di temperare la mia fede, la mia persona e di acquisire maggiore sicurezza in me stessa. Mi sono dedicata all'insegnamento della danza cercando di portare nel mio ambiente l'atteggiamento sviluppato grazie alla pratica buddista. Mi sono impegnata nel trasmettere la mia passione con gioia, ho ascoltato le esigenze di ciascun allievo e ho creato dei legami umani basati sull'onestà e il rispetto. Con l'arrivo del Covid, poi, il mio settore lavorativo è stato tra i più colpiti e io mi sono ritrovata a casa per un anno e mezzo senza percepire lo stipendio. Parallelamente, continuavo a mandare curriculum per propormi in qualsiasi altro ambiente, ma senza che ciò producesse alcun risultato. Ad agosto 2021 ho iniziato ad accusare episodi di forte ansia e attacchi di panico, ma questa volta decisi da subito di non abbattermi e mi immobilitai per cercare la cura giusta per me. Parallelamente decisi di non nascondermi dietro le mie paure e che quello che stavo vivendo e affrontando io avrebbe potuto incoraggiare qualcun altro nella mia stessa situazione. Così, più aumentava in me la paura di non riuscire a trovare la cura adatta, più determinavo di utilizzare tutte le mie sofferenze per incoraggiare le persone nelle loro lotte. Mi trovai a raccontare la mia storia a tutte le persone con cui creavo un legame e mi resi conto di quanto questo semplice atto umano abbia infuso speranza e incoraggiamento negli altri. Ne seguì poi un periodo di analisi mediche invadenti e difficili da sostenere, che però, essendo accompagnate dalla mia pratica quotidiana e dagli sforzi assidui, mi trovai a vivere come delle grandissime fortune. Da un certo punto di vista la malattia era diventata la mia più cara amica, perché mi aveva permesso di crescere e sforzarmi ogni giorno nella direzione della felicità mia e degli altri. Ad oggi tutto ciò mi ha permesso di avere il coraggio di cambiare lavoro e di iscrivermi ad un corso per diventare assistente di studio odontoiatrico. Ho già trovato una struttura in cui svolgere il tirocinio e che mi ha proposto di collaborare a degli eventi per mettere a disposizione le qualità che ho sviluppato in questi anni.
rispetto alla mia carriera nella danza come ballerina e maestra, posso finalmente affermare di non essere più schiava nel far dipendere il mio valore in base alla realizzazione o alla precarietà di questo lavoro, di provare un senso di infallibilità quando sono a lezione e nel trasmettere la mia passione agli allievi. Ma soprattutto la conquista più grande è provare immensa gratitudine per tutto ciò che la danza mi ha insegnato nell'arco della mia vita, in modo particolare a perseverare nella fede. Per questo motivo la mia determinazione quotidiana è sempre quella di utilizzare la mia sofferenza per diventare un essere umano migliore, di essere libera e felice per mostrare l'infinito potenziale insito nella vita di ciascun individuo e di continuare a realizzare la pace nel mio ambiente più prossimo fino alla fine. Grazie, ciao!